Questa sera abbiamo il piacere di ospitare Paola Bradamante, che è qua vicino a noi, qua vicino a me. La accogliamo con un applauso. Abbiamo il piacere di avere ospiti illustri, quale il professor Aldo Mario Pero. E l'introduzione la farà poi il presidente della struttura, che è mio padre, quindi lascerò a breve la parola a lui. Io voglio fare soltanto una breve premessa. Sono molto contento di essere qui questa sera con questo artista di talento. Non è un artista locale, perché è bergamasca, quindi di origine. È un artista che viene da un'esperienza lavorativa particolare. Bolzanina. E lei è laureata in chimica e dirige appunto una struttura di chimica proprio a Bolzano, giusto? E forse questo si riesce a scorgere all'interno delle sue opere d'arte in qualche maniera, ma sarete voi poi a capire, a vedere, diciamo, dove questa sua peculiarità lavorativa spicca di più. È una mostra ricca di cromatismi, abbiamo parecchi colori. È di rientro adesso da un'esperienza paraguayana, sicuramente che le è servita anche parecchio. È stata qua subito dopo ospite in Umbria, a Spoleto, su una bellissima mostra, e appunto poi è arrivata qua con noi tramite il movimento del XXI secolo con il professor Pero. Quindi vi lascio all'introduzione della mostra, vi ringrazio di essere qua e lascio la presentazione a Mario Orsini. Grazie. Bene, buonasera a tutti, grazie di essere numerosi questa sera, complimenti all'organizzazione, quindi a mio figlio soprattutto, che mi ha sostituito egregiamente questi giorni che io ero in vacanza nell'ospedale civico. Piccole cose le abbiamo superate brillantemente, come vedete, però ecco, mi hanno impedito di essere più vicino a questa mostra, che comunque sta partendo con i migliori auspici. Bene, io sono naturalmente molto felice di ospitare Paola Bradamante, che non conoscevo, l'ho conosciuta questa sera ovviamente insieme all'illustre professor Pero, e quindi abbiamo avuto modo di parlare e di conoscerci abbastanza, perché un artista soprattutto va conosciuto prima nella persona che nelle opere. Conoscendo l'artista si entra poi piano piano dentro la sua opera, ma il contatto con la persona e soprattutto con quello che questa persona sa dire, sa suscitare, che poi spesse volte si ritrova nella sua opera d'arte. Devo dire che questa teoria non è stata smentita questa sera. L'incontro con l'artista
artista per me è stato un incontro molto frizzante, molto vivace, perché così è l'artista. E devo dire che il fatto che lei sia un chimico si vede assolutamente dalle opere d'arte che sono poi alle pareti. Si vede perché? Perché questa esplosione di colori, non casuali, ovviamente un chimico ce l'ha, quindi come reazione delle sue materie che sa gestire, sa manipolare come pochi. E noi non abbiamo il piacere di vedere quello che succede nel laboratorio, lei sì. E ovviamente ci dobbiamo accontentare di quello che poi adesso lei ha saputo trasferire magistralmente sulla terra. C'è un tentativo di riappropriarsi della figura che traspare alle mie spalle, come potete vedere. È un tentativo soltanto, la figura non c'è. È inutile cercarla, anche se io sono sicuro che prima o poi qualche cosa, appunto come le opere che sono alle mie spalle, debba per forza uscire fuori. Il magma informale primordiale, che è poi le opere che vediamo intorno, no, non può che condurre piano piano, per un esito di, diciamo, necessità, a qualche grumo più consistente che poi si materializza in qualche forma, e chissà che non arrivi poi anche questo. Ma io non voglio andare oltre, questo è un territorio minato e inesplorato, qui lascio all'illustre professore chiaramente il campo. Devo dire soltanto altre due cose piccole, che mi fa piacere riempire questo spazio, perché da 40 anni io ho dato l'anima, come si suol dire, e il corpo per questo spazio. L'ho preso nel 79, che era un oratorio bellissimo, una piccola perla nascosta, dimenticata e abbandonata, e l'ho restituito dopo 3 anni di restauro a dignità. L'ho riproposto come circolo culturale, Ipso Arts Gallery, immagini, parole, suoni, Orsini, e da allora andiamo avanti. Abbiamo fatto quasi 400 eventi, siamo felici di quello che abbiamo fatto. Pensiamo di aver illustrato una pagina importante della cultura della città. E quindi adesso il testimone ormai sta passando lentamente nelle mani di mio figlio, che lo sta portando avanti con l'onore. Non entriamo nel sentimentalismo, perché poi dopo diventerebbe difficile intrattenersi. Dico solo questo, che dopo naturalmente la parola all'illustre professore, io farò come di consueto, quindi un regalo finale, che sapete bene finisce sempre con una poesia, con una piccola sorpresa finale. Grazie. Bene, buonasera a tutti, vi ringrazio per la presenza, che è dovuto ovviamente alla forza organizzativa di questa galleria, che ha una caratteristica che la distingue dalle moltissime gallerie italiane. In questo momento, salvo qualche morto nell'ultima settimana, sono 3.170 le gallerie italiane. Quasi tutte in realtà piccoli supermercati dell'arte, ma non sono gallerie. La galleria presuppone anche una cultura, presuppone anche una sorta di meditazione sull'arte che viene proposta dal gallerista e che in effetti viene sostenuta dagli artisti che percorrono quel cammino lungo le pareti della galleria. Tutto questo ormai quasi non esiste più, un po' è colpa dei galleristi, un po' è colpa forse anche degli artisti, molto è colpa del fatto che siamo in una fase di deculturazione, per cui in realtà la borghesia italiana, che era stata in tempi suoi illustre e che aveva dato moltissimi frutti dell'intelletto, oggi è forse una borghesia da supermercato, quindi va bene per il livello che queste gallerie oggi hanno. Questa è una rara eccezione, quindi sono lieto di conoscere, di visitare,
e sono lieto che un'artista brava come Paola Bradamante possa essere qua. E io aggiungerò qualche cosa che mi tocca dal punto di vista, insomma, di ex professore di arte contemporanea e di critico d'arte. Io in un articolo scritto alcuni anni fa avevo detto che fino ai primi anni del Novecento c'era un solo tipo di ispirazione, ma che dopo i primi anni del Novecento i tipi di ispirazione erano diventati due. Infatti nel caso di Paola ho scritto ispirazioni, e quindi per spiegare questo titolo vi dirò che c'è una prima ispirazione che è durata dall'inizio della storia dell'arte fino ai primi del Novecento come ispirazione esecutiva, e cioè come capacità di rendere in maniera bella, bellissima o sublime il soggetto che il pittore aveva scelto, o meglio ancora a quei tempi commissionato, per il suo compito di artista del pennello. A partire dai primi anni del Novecento le cose sono cambiate, perché è nata una seconda forma di ispirazione, una ispirazione creativa. E l'ispirazione creativa è quella che nasce con Kandinsky, più o meno, all'inizio dei primissimi anni del Novecento, nel 1910-11, e che poi prosegue con alterne vicende, alterne fortune, cadute e riprese fino ai giorni nostri. Ed è quello che costituisce l'arte informale, o contenutista, o astratta. Questi termini non sono esattamente coincidenti, recano con loro alcune differenze, ma in realtà si tratta di un'arte che non ha un vincolo preciso con un fattore oggettivamente riscontrabile, per cui non si tratta di un ritratto, non si tratta di un paesaggio, non si tratta di una casetta perduta nel verde e così via, non si tratta di un quadro di ispirazione sacra, non si tratta di angioletti del paradiso e così via. Tutto questo viene allontanato, e mentre fino a quel momento l'arte poteva essere suddivisa ulteriormente in arte sacra e in arte profana, a partire dai primi anni del Novecento c'è solo un'arte, non è né sacra né profana, è un'arte astratta. Questo cosa significa? Significa che il pittore ha rinunciato a riprodurre la realtà. È vero che nella riproduzione della realtà può essere la trasmissione dell'animus del pittore, cioè l'espressionismo, il quale sostiene che quello che viene rappresentato è la realtà ma filtrata dallo spirito dell'artista. Comunque resta sempre una realtà rappresentata. Il pittore astratto rinuncia a questo fatto, ed è una rinuncia grave, non è una cosa semplice. È il fatto che il pittore oggi si ritrova a non sapere cosa dipingere in partenza. Perché? Perché non si riferisce a nulla, non fa un ritratto, non fa un paesaggio, non fa nulla di tutto questo, deve creare qualcosa. E allora crea una sorta di espressione, di ispirazione dell'anima, quindi questa ispirazione creativa che è la seconda tipologia dell'ispirazione e che porta a creare quadri di questo genere. Quali di questo genere significano evidentemente il ricorso all'istinto, il ricorso a un sogno più o meno insistentemente riproposto, significa anche creare altri mondi, andare oltre la visuale, andare oltre a quello che aveva detto Picasso, ma non soltanto Picasso, e cioè io mi rifiuto di dipingere quello che non vedo. Non c'è niente che si possa dipingere se non c'è un oggetto di pittura. E quindi era stato Picasso, per quanto avesse percorso una sua cavalcata attraverso l'arte contemporanea, praticamente ogni genere, tutto aveva fatto meno che l'astrazione. In realtà si era anche sbagliato, però, perché se non l'aveva fatta come pittore l'astrazione, l'aveva fatta come scultore, come creatore, più che scultore, creatore di oggetti.
C'è stata una stagione nella quale Picasso, che sembra un numero considerevole di amanti, li aveva scatenati a cercare nella spazzatura oggetti, pezzi di ferro, pezzi di metallo, cose di questo genere, con i quali tra il 1911 e il 1913 ha creato effettivamente una sorta di straordinaria fioritura di oggetti, oggetti indeterminati. Quelli erano oggetti astratti, o perlomeno creazioni astratte con materiale ponderalmente presente, con un pezzo di ferro che quindi ha una sua consistenza, ma in realtà non rappresentavano nulla se non il fattore creativo combinatorio dell'artista. E quindi anche lui in effetti ha avuto un momento nel quale ha ceduto il passo a ciò che noi oggi stiamo contemplando, cioè un'arte astratta, un'arte che non ha una sua corrispondenza precisa con il vero. È vero peraltro quello che ha detto prima il dottor Orsini, e cioè che in alcune di queste creazioni compare una sorta di passaggio tra la realtà e la non realtà, e che quindi può arrivare il giorno nel quale l'artista fisserà il momento del passaggio e ci darà una realtà magari deformata, una realtà interpretata, e comunque qualche cosa che in effetti la faccia ricondurre un po' indietro nella storia dello sviluppo dell'arte contemporanea. E qui cosa abbiamo? Abbiamo in realtà dei mondi che vengono riproposti. Ogni quadro è un mondo, ogni quadro è un sogno. Ogni quadro rappresenta la realizzazione pratica di quello che costituisce la teoria dell'astrattismo, e cioè quello di pretendere di andare oltre la semplice realtà, di andare oltre quello che si vede, per esprimere quello che non si vede. Quello che non si vede è, rispetto a ciò che si vede, un mondo infinito, c'è una pluralità infinita di possibilità e di capacità. Ed è lì che si vede l'astrattista di serie B e l'astrattista di serie A, c'è anche la C e la D se vogliamo, insomma, lasciamo perdere le categorie più basse, vale a dire quelli che fanno dell'astrattismo perché non saprebbero fare altro, non saprebbero dipingere niente di diverso, oppure non è soltanto una questione di tecnica, è anche una questione di fantasia. Beh, non è facile creare un quadro astratto. Il quadro astratto ha una sua logica, ha una sua sintassi, ha un suo modo di proporsi, deve dare un senso di completezza, deve dare un senso di finitezza di qualche cosa che è stato meditato e che è stato realizzato in quel determinato modo e non in un altro modo. E soprattutto questi quadri almeno creano dei sentieri privilegiati, dei sentieri privilegiati per penetrare all'interno di una forte sensibilità che, proprio perché è forte ed è personalissima, non può rivolgersi alla riproduzione di qualcosa che è fuori di sé, che è al di là, che è la riproduzione di quella strada, che è la riproduzione di quell'albero. Qui c'è non la riproduzione, ma la creazione, ma la denuncia di un sogno, di un pensiero, di una declinazione dello spirito, che quindi ha, attraverso delle chiavi di creatività, vale a dire quello del colore, quella della disposizione che non è casuale, queste macchie, che soprattutto in alcuni casi si afferma facendo un recupero da equilibrista, un recupero notevole, di due tecniche, il déjà vu, tecnica del passato, qui riproposta in maniera molto originale però. Quindi tutto sommato il problema, anche nel caso di Paola Bradamante, non tanto quello di non considerare assolutamente tutto ciò che è stato fatto prima di lei, è quello di fare meglio, di fare in maniera diversa qualche cosa che già c'era e che attraverso la sua interpretazione diventa una acquisizione nuova, un'acquisizione originale dello spirito e della creatività materiale del quadro. Ecco, che cosa utilizza del passato? Beh, utilizza
papier collé, utilizza il fatto di creare sulla superficie del quadro dei fattori aggettanti che servono in maniera notevolissima a dare corpo, a dare una notevole forma di spessore ai quadri. Se voi fate caso, se voi andate nei musei e andate a vedere i quadri degli astrattisti, noterete una cosa, subito si nota, e cioè che sono tutti quadri a due dimensioni, cioè sono quadri perfettamente piatti che sono alti e larghi, ma non hanno una terza dimensione, non hanno una profondità, non hanno quello per il quale i grandissimi artisti del passato si erano scervellati per riuscire a raggiungere questo fatto. Gli studi di Beato Angelico, gli studi di tutti questi personaggi che avevano cercato di dare la terza dimensione, la sezione aurea, la perfezione di un quadro che avesse insieme non soltanto una larghezza e un'altezza, ma anche una profondità, anche quindi un respiro molto più largo. E qui in questi dintorni voi avete Perugino, che ha fatto cose di questo genere, non molto lontano Piero della Francesca, il quale Piero della Francesca a sua volta era stato uno studioso della terza dimensione, è stato uno dei maggiori artisti che ha significato questo fatto. Paola, che non è Beato Angelico, non è niente di tutto questo, è, come è stato detto più volte, soltanto una chimica di Bolzano, no? Ecco, cosa ha fatto? Ha fatto qualcosa di veramente notevole, cioè è riuscita a dare la terza dimensione attraverso appunto questi suoi papier collé, che poi lei chiama papel mojado, carta bagnata, insomma, in spagnolo, che sono delle applicazioni che sono più o meno aggettanti, che sono colorate a connubio o in contrasto con l'atmosfera generale cromatica del quadro, e quelle rappresentano delle strade, sentieri privilegiati per entrare all'interno dei fattori ispirativi che l'hanno condotta a creare quel quadro piuttosto che un altro, che le hanno suggerito opere che hanno non soltanto uno splendore formale notevole, ma è tutto evidente soltanto che voi guardiate le pareti, ma che hanno anche una ricchezza spirituale di notevole portata. E quindi c'è da dire che in effetti occorre rendere omaggio a questa capacità dell'artista di riuscire a creare qualcosa di estremamente importante nell'ambito di uno dei settori nei quali più si è espansa la cialtroneria, cioè il settore quello dell'arte astratta è quello dove la cialtroneria è molto evidente, perché è difficile trovare, se non con molta cura, con molta conoscenza, eccetera, una precisa collocazione dell'artista. In fondo, molti di questi quadri sono soltanto delle strisce di colore buttate sulla tela. E voi avete in questo momento a Perugia, tra l'altro, la possibilità di andare a vedere come, se c'è il genio, anche le strisce nere su fondo bianco possono essere veramente un'opera d'arte, con Hans Hartung che espone in una magnifica mostra. Ecco, Hans Hartung è l'interprete di una determinata maniera di fare dell'astrattismo nella creazione di fattori contrapposti, di fattori dinamici. Paola è la creatrice di un altro modo di fare astrattismo, che non è quello del dinamismo, ma è quello della interiorizzazione di quanto va facendo e di queste sue esplorazioni nell'ambito delle creazioni di superficie, che sono dei canali privilegiati per entrare nell'ambito del suo mondo fantastico e quindi riuscire a godere di queste realtà, che sono realtà pulsanti, che sono realtà di carattere non descrittivo, sono di carattere musicale, se volete. La musica
non descrive assolutamente nulla, ma ha un fortissimo impatto per il ritmo, per i suoni, per le combinazioni delle varie strumenti che finiscono per comporre un insieme. In questi quadri c'è un insieme di strumenti che creano una creazione unica, creano quindi un risultato che rimane lì, notevole ed interessante dal punto di vista di tutti i fruitori. C'è anche quello che non si dovrebbe dire, non si dovrebbe citare. Oggi la critica ha annullato alcuni termini. Uno dei termini che sono severamente vietati, di uso severamente vietato, è il bello. Non si può dire che un quadro è bello. Ed è giusto. Cosa significa bello? Bello rispetto a che? Rispetto a che cosa, tutto sommato? A dire che non si può parlare di bello, siamo già alla fine del Settecento con Kant. Immanuel Kant, la sua estetica, appunto, diceva che il bello è un aggettivo senza significato rispetto ad un'opera d'arte, soprattutto perché porta all'equivoco. Cioè, è bello quello che viene rappresentato o è bella la maniera con la quale viene rappresentato? E cioè, è più bello l'albero o è più bravo l'artista che ha dipinto quel determinato albero? Ecco, qui diciamo che invece il termine di bello si può utilizzare, proprio perché questo equivoco non esiste. Non essendoci un preciso oggetto, un preciso soggetto di studio da parte dell'artista, c'è questa componente, questa categoria del bello, che è il risultato cromatico, del risultato di abbinamento di colori e di felicità espositiva dei suoi intimi soggetti d'arte, che si rivelano poi sulla tavola, sul quadro, in maniera estremamente accattivante ed estremamente interessante. C'è una categoria ulteriore che è una delle caratteristiche dell'arte astratta, e cioè il decorativismo. Una degli elementi che vengono riconosciuti all'arte astratta è il fattore decorativo. Un quadro che non ha una precisa punto di ispirazione, ma che nel suo esplodere in termini coloristici crea in effetti qualcosa di estremamente importante dal punto di vista dell'abbellimento di una scena. E c'è un'altra cosa, e questa è un'espressione di Kandinsky che deve essere ricordata a questo punto, e cioè il fatto che il quadro astratto è un quadro che per sua intima forza espressiva rappresenta un fattore illustrativo della vita come nessun altro quadro di Madonna e Angeli, quadro, paesaggi e cose di questo genere. Disse anche, neanche i quadri che io facevo a Murnau nel 1909, no? Poi sono molto belli, sono quadri così paesaggistici, tutti ricordano ad esempio quella locomotiva che va lungo una strada ferrata lì in quella area di Murnau. Ebbene, neanche questa produzione che ho fatto io vale un quadro interamente astratto. E poi si può arrivare ulteriore sofisticazione del concetto, cioè dire, beh, quello che faceva Kandinsky era una sorta di astrattismo geometrico. Lui aveva in effetti anche la capacità di fare tutta una serie di piccole creazioni che erano geometricamente apprezzabili alla fin fine, no? Che non avevano un significato preciso, ma nei loro colori, nella loro configurazione, avevano un loro significato, ma una caratteristica fondamentalmente di carattere geometrico, sostanzialmente. Mentre c'è un altro astrattismo il quale nega completamente questo fattore geometrico e si propone come arte concettuale, cioè un'arte che, come questa ad esempio, non ha nessuna forma di questo genere, non ha nessun ordine, nessuna disciplina creativa, ma ha un forte impatto d'ordine sentimentale.
E quindi a questo impatto d'ordine sentimentale io vi rimando nella visita alla galleria e nei complimenti che ovviamente occorre fare a Paola Bradamante. Grazie. Che è grazie. Bene, tocca a lei. Benissimo. Allora, beh, il professor Pero veramente ci ha incantato e con questa sua presentazione ricca, quindi impegnativa, perché non è facile avvicinarsi all'arte, soprattutto all'arte astratta, avete sentito, quindi ci si perde nei tanti meandri, sembra una macchia di colore, no? Senza significato, eppure no, il professor Pero chiaramente ha scavato da per suo e quindi ci ha fatto conoscere un mondo che molti di noi non sanno praticamente apprezzare appieno. È vero che nell'arte astratta qualcuno ci gioca, qualcuno, come si suol dire, ci marcia e naturalmente propone cose non certo commendevoli. Questa sera abbiamo la fortuna di avere un artista che, di talento che ci riempie veramente gli occhi e il cuore. A proposito di occhi e cuore, io ringrazio comunque il professor Pero, no, della passione che ha messo nella presentazione. E ringrazio l'artista perché ha saputo produrre non solo quindi, i lavori che sono le pareti, ma ha prodotto quindi, questi apprezzabili cataloghi. E questo soprattutto mi ha molto incuriosito, Infinito Verde, Paola Bradamante e Virginia Binz. Virginia Binz è una sua compagna di strada, chiamiamola così, no? Un'artista, quindi poetessa soprattutto, con la quale quindi ha intessuto una relazione quindi molto molto profonda, sino a veramente ad essere insieme in questo lavoro, veramente affascinante, perché se la Binz, poetessa di Maia, da par suo, quindi ha messo delle parole, una poetessa uruguayana, ora diamoci conto che la traduzione delle poesie della poetessa Binz è stata fatta naturalmente da Paola naturalmente, Bradamante, perché è una poliglotta, parla molte lingue, quindi, e sa tradurre quindi molto bene. Quindi io da questo libro di poesie appunto che si intervallano alle opere della Bradamante, che alcune di queste vedete le pareti, ho voluto tirare fuori un paio di poesie. La prima si intitola Camminando ed è molto importante questa poesia perché la Binz ha dedicato proprio a questo titolo un libro di poesie, il suo primo libro. E quindi ha un significato particolare, lo scorrere della vita e il cammino della vita. Dopo il lungo cammino della vita, non so cosa mi aspetta. Con pazienza acquisita, con domande senza risposta, con amori amati, con dubbi e molte incertezze, devo arrivare al traguardo stabilito, al momento e nel posto giusto. Mi hanno regalato una lunga vita. Ho vissuto più di 50 anni. Non mi preoccupano i capelli grigi, né i lamenti, le rughe, né i chili. Non mi importa se la morte arriva. Devo arrivare al traguardo stabilito. Quando arrivi si vedrà. Oggi solo vivere. Amo, condivido, scelgo. Ho paura. Mi faccio animo, straccio pene, intesso protezioni, un calcio alle pietre, faccio strada, esisto, penso, non più tanto, ugualmente esisto. Lascio che la vita venga accettando il mio destino. Oggi ho salvato un coleottero, ho dato da mangiare ad un cane randagio, oggi è un bel giorno. Ho paura, mi faccio animo, straccio pene,
intesso protezioni, un calcio alle pietre, faccio strada. E questa è la sorpresa finale, invece. Come ognuno di noi, quando in modo solitario cammina su una spiaggia deserta o semideserta di fine estate e inciampa per caso in uno di questi ciotoli levigati che ti incuriosiscono più degli altri perché brillano di una luce sparticolata. Ecco, allora tu ti incuriosisci, ti chini, allunghi la mano e lo raccogli. Ecco, io ho raccolto questa poesia da questo libro e la terrò con me, come una delle poesie più belle d'amore, secondo me, scritte. Io sono un cultore di poesie, ho tante poesie nei miei cassetti, non solo personali, ma di tanti autori. Ho fatto e faccio spesso serate di poesie. Raramente mi capita di incontrare una poesia d'amore veramente degna di questo nome, perché parlare d'amore è difficile, difficilissimo. Sono note che rischiano di diventare stonate spesso volte. E quando si trovano note chiaramente così armoniche come queste, vale la pena di declamarle. Per cui io le dedico a tutte le signore presenti, queste note. La casa della luna. E se la vita fosse un sogno, le tue mani farfalle che si posano sul mio corpo e i tuoi fiori fossero i miei baci, la brocca piena d'acqua pura, acqua del cielo, che accarezzandoti ti ama, ti percorre, in ogni goccia contiene un universo. E guardi, e la coppa della vita brilla, si riempie, vive, gli atomi danzano unendo in sincronia l'aria, la brezza, il vento, veli si svelano con la prima carezza. E se la vita fosse un sogno, la sognerei, giocando ad essere una goccia del tuo universo. Sei un lettore meraviglioso, deve saperle anche leggere bene, cioè. Un po' di mestiere, cioè. Bravo, bravo. Bene, abbiamo finito, ascolti a buffet, quindi godetevi la nostra. Grazie.